Ore 16:30, da pochi minuti si è conclusa la prima conferenza stampa a Roma del nuovo partito, del nuovo segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, e Nuccio Fava è qui nella sua dimora sotto al monte vicino Orvieto e chiediamo a lui un commento, a lui che ne ha visti tanti, no? Anche di personaggi politici prendere la poltrona e le redini del proprio partito politico. A te, Nuccio. È una conferma, in fondo, questa prima uscita, definiamola così, di Matteo Renzi, confortato, anzi robustito, corroborato dal risultato, dal grande successo ottenuto nelle primarie. E il primo dato è la composizione della segreteria: 7 donne e 5 uomini, e già questo è una novità in Italia per un organismo politico di partito, e con molti nomi del tutto sconosciuti al grande pubblico, tutti competenti ed esperti, come ha assicurato Renzi, che però in qualche modo si affacciano alla politica nazionale per la prima volta. Quanto alle priorità, sono quelle su cui ha insistito Renzi durante, diciamo, la sua campagna elettorale: il costo della politica, la riduzione dei parlamentari e quindi il superamento del bicameralismo perfetto, grande, decisiva importanza al piano per il lavoro e per l'occupazione. In senso generale, anche rispondendo ad alcune insistite e insistente forse domande dei giornalisti, Renzi ha detto che non c'è nessuna intenzione di mettere, non solo di mettere in difficoltà il governo, ma neanche lontanamente di pensare a dimissioni del governo Letta, con il quale bisognerà trovare un terreno efficace di comune impegno per far fronte, anche in vista delle elezioni europee, alle aspettative dei cittadini. Ecco, questa è la sottolineatura più forte: fare politica in questa fase più che mai e dare risposte ai problemi delle persone concrete, sia per quanto riguarda i problemi della formazione e della scuola, sia per quanto riguarda le grandi domande del lavoro e della occupazione. Domani ci sarà l'incontro con i gruppi parlamentari e poi domenica la riunione della grande direzione, nella sede nella quale dovrebbe, appunto, avvenire anche un dibattito più ampio per vedere come questo metodo collegiale, questo invito da parte di Renzi a tutte le componenti del partito per una collaborazione e per un lavoro comune, potrà prendere corpo e diventare immagine più comprensibile, più visibile, più concreta e avvertibile in quanto tale da parte di tutti quanti noi.